Salve cari amici, eccoci nuovamente giunti a un ulteriore video. È un video che ho nel cuore da molto tempo, forse qualche anno, chi lo sa, ma in questi giorni mi sta balenando, diciamo, per la testa nuovamente, e ve ne vorrei un attimino parlare. Questa mattina mi son detto, invece di mettermi al tavolino con carta e penna, preparare il tutto, anche se in maniera pragmatica, ma no. Accendiamo la telecamera dello smartphone e facciamolo in maniera improvvisata. Mi sono aperto solamente il passo di riferimento con lo Strong. Il quesito è, anzi, facciamoci la domanda del milione, se qualcuno è interessato nel farmela. Dice: Alessio, che ne pensi dei bambini predicatori? Buona domanda. Che ne penso dei bambini predicatori? Biblicamente parlando, penso quello che dice la Bibbia. Mi viene da ridere. Razionalmente parlando, grazie a Dio, un po' di cervello ancora mi è rimasto. Perdonatemi la presunzione, ma tale non è. Chi ha un cervello da far salire su una cattedra di insegnamento, un bambino, beh, ognuno ha il suo cervello. Sottolineo il termine insegnare, diverso da imparare, perché mi rendo conto che le persone mancano non solamente di cultura e di conoscenza della propria lingua, grammatica, ma mancano anche di razio. Noi impariamo da tutti? Certo, perché no? Possiamo imparare anche dagli animali, per dire, no? Quando io vedo un'aquila, che è un animale, è una bestia, che tratta con cura i propri figli, piccioncini, non so come si dice in linguaggio tecnico, ci siamo capiti, no? Questo mi deve servire, no? Così quando qualcuno non riesce a capire che i figli vanno amati, fagli vedere l'aquila e dico: impara dall'aquila. Imparare. Impariamo da tutti, anche dai pagani, dai non cristiani, dai bambini, da tutti. Ma l'insegnamento è tutta un'altra cosa. Quindi imparare è una cosa, essere insegnato è un'altra cosa. Per insegnare, cioè salire su una cattedra universitaria, scolastica, su un pulpito, su internet, cioè insegnare è un'altra cosa. Per poter insegnare prima devi studiare, crescere, maturare, essere una persona formata anche come età, come cultura, come esperienza e quant'altro. Quando tutto è completo, che non è solo leggere e imparare a memoria quattro libri, devi anche, come dire, sì, ho la Ferrari, ma non la so guidare. Ecco, crescere in età e quant'altro significa saper guidare la macchina che hai. E ognuno ha la sua macchina. Chi ha la 500 come me e chi avrà la Ferrari come qualcun altro. Quindi cerchiamo un attimino di distinguere le cose. Ok. In questo momento storico, da quando siamo entrati, no? Nell'ultima ora. Quando siamo entrati nell'ultima ora? Parlo con un linguaggio adatto a chi è avanti nella conoscenza delle Sacre Scritture. Quando siamo entrati nell'ultima ora, nel 1948, quando gli ebrei tornano,
in Israele sono successe tante cose, sono apparsi gli UFO, le prime navicelle degli extraterrestri, il mondo, e anche la Chiesa ha cominciato un attimino a puntini, 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 a cambiare. Poi negli anni 80 nasce l'apostasia e così via, e poi nasce questo boom mondiale dei bambini predicatori, dove migliaia o forse milioni, lasciamo stare il mondo adesso, parliamo di noi, di cristiani nati di nuovo, anche negli stadi, si uniscono per sentirli predicare e piangono, eccetera, eccetera, eccetera. Cosa ne penso io di questo? Ah, il Signore si usa di tutti, fratello Alessio. Il Signore si usa di tutti? Ma non è questo l'oggetto. L'oggetto è un altro. Il Signore si usa di tutti, sì. Anche degli omosessuali, qualcuno ha detto. Il Signore si usa di uno omosessuale, poi se non si pente del suo peccato se ne va all'inferno. Così come il Signore si usa di un Nabucodonosor o Nebuchadnezzar. Sì, si usa, 100%, di un Ciro, sì, di un Dario, sì, si usa. E dopo, se non si pentono, se ne vanno all'inferno. Essere usato da Dio non sempre è sinonimo di compiacimento, di camminare con Dio, e così via discorrendo. Che cosa dice la Scrittura? Quando c'è l'istituzione dei pastori e quant'altro, quando si trovi davanti a te chi? Irreprensibile, marito di una sola donna, perché nell'antichità alcuni dicono, ma se uno viene da fuori che ha un divorzio non può fare, lascia perdere. Nell'antichità, visto che la legge lo permetteva, si poteva, no, non era ben visto però, si poteva avere più mogli, invece no, il Nuovo Testamento dice no, una sola moglie, quindi devi avere una certa età. Si parla, chi ce li ha, di figli, quindi devi avere una certa età, essendo stati prima provati, dirà altrove. Avendo professata la fede, insomma, c'è tutto un, scusate il termine, un background che bisogna possedere per mettersi a insegnare, insegnare. Poi, due parole le dimo tutti. Pure l'ultimo arrivato li dice. Si alza in testimonianza, dice due parole. Anzi, spesso si invita, limitati a fare la tua testimonianza, perché se no fai danni, infatti. No? Che cosa dice la scrittura in Isaia, i primi capitoli? Poveraccio, lo dico con parole mie, quel popolo, nota bene, poveraccio, quel popolo, i cui leader sono donne e bambini. Wow, poveraccio, lo dico con parole mie. Ma Alessio, quel passo, perché non ti basta quanto detto fino adesso? Dove nel Salmo 8 verso 2, vabbè, prendiamo, ce l'ho aperto. Ce l'ho aperto in molte revisioni. La vecchia Diodati, la Martini, fatta appunto, credo sia un cardinale, dagli amici cattolici che saluto, che siete sempre di più, che vi unite al canale e ci seguite. Grazie, ci sentiamo onoratissimi della vostra presenza. Grazie per tutte le volte che scrivete, è sempre un onore leggervi. Poi abbiamo la Riveduta, poi abbiamo la Riveduta 2020, la Nuova Diodati, un'altra versione cattolica, la CEI, e la Nuova Riveduta. Cosa dice la Diodati? Dice per bocca dei piccoli fanciulli e di quelli che poppano. Tu hai fondata la tua gloria per cagione dei tuoi nemici, per fare restare nemico e il vendicatore. La Martini recita:
Dalla bocca dei fanciulli e dei bambini di latte tu hai ricavata perfetta laude contro dei tuoi nemici, contro dei tuoi nemici. Tanto sta parlando dei nemici. Di guerra e non di milioni di credenti che vanno allo stadio nati di nuovo, che non sono nemici, a essere insegnati da un bambino di 7-8 anni che si mette a fare il pagliaccio, che recitano perché giustamente la follia alberga nel bambino, perché si prende un verso e tutti gli altri versi non si prendono in considerazione. Dove alberga la follia? Nel bambino, giustamente. Tu prendi un bambino di 7-8 anni, gli metti la cravatta, lo smoking, gli dai il microfono in mano, quello è franco, e cominciano a fare tutte ste mosse e la gente piange. Piange perché è benedetta da Dio? No, perché è emozionata. Come quelli che vanno in Israele, che cosa senti? Qui chi? Sì che si sente la presenza di Dio. E dove sta scritto che in Israele c'è più presenza di Dio, mal chiamata Terra Santa, che nella tua cameretta? Ma non è forse scritto, non si dirà più eccolo qui o eccolo là, oppure il Signore stesso ebbe a dire, non si adorerà più né in Samaria né a Gerusalemme, perché Dio è spirito e si richiede che i veri adoratori lo adorino in spirito e verità. Alleluia. No, si ama un solo verso perché è quel verso che ci serve per portare avanti quello che il nostro cuore desidera udire. Riveduta dalla bocca dei fanciulli e dei lattanti hai tratto una forza per cagione dei tuoi nemici. Dalla bocca dei fanciulli, questa è la riveduta 2020, hai tratto una forza a causa dei tuoi nemici. Nuova riveduta, dalla bocca dei bambini e dei lattanti hai stabilito laude a motivo dei tuoi nemici. La CEI dice, oh Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome tutta la terra. Questa proprio se ne va per un'altra direzione, se non si capisce quale manoscritto è andata a prendere. La CEI ci ha sparate la CEI, lasciamo perdere, leggete cattolici, leggete la nuova Gerusalemme, la Gerusalemme lì, che è meglio della CEI. La CEI proprio. Nuova riveduta, la bocca dei bambini e dei lattanti, c'è la Stuttgartensia che convalida quanto sto dicendo, ecco, e il Qumran non fa altro che convalidare ulteriormente la Stuttgartensia. Ok, sto parlando in un modo per chi è già entrato nella conoscenza delle Sacre Scritture. Dalla bocca dei bambini e dei lattanti hai tratto forza a causa dei tuoi nemici per ridurre al silenzio l'avversario e il vendicatore. Domanda, perché bisogna fare la domanda del milione. Questo verso qua, dove convalida che un bambino di 7-8 anni può salire su un pulpito dove ti pare portare un insegnamento? Il problema non è se il Signore se ne usa, perché Dio abbiamo visto che si usa di tutti, anche degli omosessuali si usa, ma non per questo lo fai salire su un pulpito e lo fai predicare. Perché si deve ravvedere, si deve convertire per essere salvato, per scampare dalle pene eterne e entrare nel regno di luce del figliuolo di Dio. Tutti i versi che abbiamo portato, pur senza riferimento, perché non me li ricordo a memoria, ma scritto sta, io sono della scuola antica, che non c'erano versi, non c'erano capitoli, scritto sta, scritto rimane, non è che io ti devo per forza dire Giovanni 3,16 per dirti, per far sì che venga accettato quanto scritto in Giovanni 3,16, poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo Gesù Cristo affinché chiunque creda in Lui non perisca ma abbia la vita eterna. Questo è, sta scritto, poi o ti do il verso o non te lo do, resta scritto. Ma per alcuni, se non dai il verso è come se non fosse scritto. Oppure ti puntano il dito per dirti, ah, non si ricorda dove sta scritto. Ma perché tu ti ricordi tutti i versi? No, perché se c'è qualche fenomeno che si ricorda tutto, io lo sfido pubblicamente, poi gliele faccio io le domandine, gli comincio a leggere 100 versi della scrittura e ogni volta mi deve dire dove sta scritto. Chiusa parentesi. Quindi, quando
Il popolo di Dio si riunisce in uno stadio dove vuoi per ascoltare un bambino di 7, 8, 9 anni predicare. Beh, ma quel bambino, questo, lasciaglielo fare a quelli che non sono cristiani, per dire. Anche questa è una follia portare, però vabbè. Perché io da uno che non è cristiano posso aspettarmi, anche se non deve essere così, però posso aspettarmi che non abbia cervello e che sia disposto a lasciarsi insegnare da un bambino. Ma da uno nato di nuovo, che ha letto la Bibbia, battezzato di Spirito Santo, essere insegnato da un bambino, un sermone, un insegnamento, un'ora a parlare, ma stiamo giocando. Ma dove siamo arrivati? Se io sto in una comunità e mi mettono davanti un bambino a predicare, io potendolo fare, magari sto in una situazione che se mi alzo e me ne vado faccio più danni che altro, me do casciroppammelo, se ho le cuffiette mi metto le cuffiette, ma potendo mi alzo e me ne vado. Dimostrami biblicamente che questo si può fare. Quindi si alza qualcuno, dice una testimonianza, facciamo dire due parole a qualcuno, a qualche bambino, due parole. Ci può anche stare. No, due parole a un bambino di 7-8 anni, che cosa gli fai dire due parole per dire? Gli fai fare la cosa, la recita, c'è chi è contro le recite. Io non sono contro le recite, ognuno ha il cervello suo. Se sei contro la recita, non la fare, ma non rompere le scatole agli altri. Gli fai fare la recita. Quello ci sta. Gli fai leggere un passo, come quando noi eravamo bambini. Io stavo in Amazzonia, 7 mesi, avevo 15 anni, tutti i minorenni sotto i 18 anni, tutte le domeniche si andava davanti all'Assemblea dei Santi e si doveva, tassativo, si doveva, ordine, portare un verso della Bibbia a piacimento, a memoria, e poi ti mettevi a sede. Siccome io ero impedito per memorizzare, io sono uno che legge, ti dà il senso e il contesto, la memorizzazione non è mai stata, infatti io per dire le poesie a scuola davo un tilt, proprio non sopportavo mettermi lì a imparare a memoria che qualsiasi cosa, no? Io ti leggo e ti porto il senso, ma la memorizzazione è un qualcosa che non è mai rientrata nel mio DNA, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi noi bambini facevamo questo, andavamo davanti all'Assemblea dei Santi, c'erano 70 persone circa, e portavamo sto versetto, tutti meno uno. Il più corto della Bibbia, quello non si poteva portare, a meno che non c'avevi 2 anni, a quelli glielo facevano portare. E Gesù ti ama è il verso più corto della Bibbia. Gesù pianse. Ancora me lo ricordo, mi raccomando, è lì che io ho imparato qual è il verso più corto della Bibbia, Gesù pianse, se non ricordo male, sono passati un po' di annetti. Quando noi andiamo a tradurre questo Salmo, Salmo 8, verso 2, quando noi leggiamo, no? Oz, la forza, trarre forza, trarre gloria, trarre potere per Dio. Noi abbiamo visto che Dio ha preso la gloria nei millenni, anche attraverso i poppanti, questi poppanti che poi crescevano, diventavano uomini e diventavano prodi. Oppure quando vediamo il creato, vediamo il bambino come è fatto, come nasce, come Dio si prende gloria di questo, come Dio ancora non si capisce come si forma bene un bambino, sì, geneticamente lo si capisce, però poi
arrivano fino a un certo punto gli scienziati medici e non sanno andare oltre. E quindi questo dà lode, gloria, a onore. E poi basta leggere tutto quanto il Salmo, perché subito dopo il verso 2 c'è il verso 3, che dice: quando io veggo i tuoi cieli, che sono opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai disposto, io dico: che cosa è l'uomo che tu hai memoria di, che tu ne abbi memoria. E quindi noi vediamo che anche il cielo e la terra danno gloria a Dio, ma non per questo ci predicano. Anche se guardando i cieli e la terra comprendiamo la magnificenza di Dio, allo stesso modo, se questo vale in un verso, deve valere anche in un altro verso, tanto più che il verso precedente. Così come io vedo la gloria di Dio nei cieli, vedo la gloria di Dio nei bambini, nei poppanti. Questo è il senso. E non mettere un poppante, un bambino di 7-8 anni su un pulpito, su uno stadio, e i credenti nati di nuovo, ripieni di Spirito Santo, che dovremmo andare in giro, operazioni miracolose, guarigioni, imposizioni delle mani, tutto questo manca. E però andiamo davanti, dietro un bambino, a piangere, wow. Cosa ne penso dei bambini predicatori? Cosa ne pensa la Bibbia dei bambini predicatori? Cosa dice la Bibbia? Se tu hai un cervello tale che hai bisogno di essere insegnato da un bambino, ti rispondo: ognuno ha il cervello suo. Ma come? Il predicatore non può essere neofita. Deve avere diversi A che non sia neofita. E tu metti all'insegnamento un bambino. Persino se metti un massone a predicare, il Signore opera. Ma com'è possibile? Com'è possibile? Quanti massoni infiltrati ci stanno dentro tutte le denominazioni che fanno i pastori? Dice: pieno. Appunto. Il Signore battezza di Spirito Santo dentro quelle chiese? Il Signore battezza ovunque, quindi a prescindere chi c'è, il Signore opera. Ricordati questo. Non lo dimenticare mai. Chi mi cerca mi trova. Non dice: chi mi cerca mi trova se il pastore è buono, se il pastore non è buono allora non mi trova. Non dice questo. Amati, imparate a pensare, perché qui manca razio, ma ne manca tanta. E ve lo dice uno che ce n'ha ben poca, ma questa poca cerca di sfruttarla al 100%. Che devo fare? Devo proseguire con altri esempi, con più retorica, ovvero trasformare, poi passare dai fatti alla retorica, lasciamo perdere. Se quanto detto non ti è sufficiente, vuol dire che hai il cervello bruciato e io non ci posso fare nulla. Bene, cari amati, ripeto, ci sarebbe molto altro da dire, ma insomma, se non ti è sufficiente questo, e di parola di Dio te n'ho data, prendi tutti i punti e vatti a cercare tutti i versi dove ho citato le scritture e vedi quanti versi ti ho dato nel contesto, che non fanno dire al contesto quello che non dice, ma che confermano quello che il contesto dice. Se ti mettono un bambino di questi qua, alzate e vattene se puoi farlo, se no mettete le cuffiette. Dio te benedica. Con voi, come sempre, è stato Alessio Evangelisti. Se il Signore vorrà, ci si vedrà al prossimo videoprogramma. Shalom. Maranatha. Sorridi, che Gesù ti ama e ti vuole salvare.